Benvenuti alla 22ª puntata del 2015 di Electric Motor News. Siamo a Londra, al Battersea Park, a seguire, come abbiamo fatto in tutta la stagione di Formula E, le due ultime gare della stagione, appunto qui al Battersea Park. E è quindi una giornata dedicata esclusivamente alla Formula E, questa di Electric Motor News, la puntata numero 22, e vedremo subito gli highlights di gara 1 che si è tenuta sabato e che ha riservato parecchie emozioni. Quindi vediamo subito questa gara 1 del Battersea Park del London Visa e Prix. Safety car pulls into the pits and we go green. Sébastien Buemi è andato a fare una passeggiata metaforica nello splendido Battersea Park e tornò con una possibilità di combattere per vincere il titolo del FIA Formula E Championship. Prima del fine settimana il pilota Adams Renault era 23 punti dietro Nelson Piquet Jr. in classifica, ma la sua seconda vittoria dalla pole position e la sua terza vittoria in totale hanno ridotto il gap a soli 5 punti. Buemi ha corso in grande stile, con una barriera temporanea eretta al fine di evitare un'enorme ammucchiata nella curva 1, è stato deciso che la gara si sarebbe aperta dietro la safety car Qualcomm. Buemi ha calcolato alla perfezione la sua fuga per garantirsi di arrivare senza troppa pressione alla brusca frenata della curva 3. Nella seconda metà della gara, Daniel Abt si è schiantato con la sua Audi Sport Abt nel muro all'uscita dell'ultima curva, cancellando tutti i vantaggi di Buemi, ma ancora una volta ha gestito il riavvio in modo da segnare una vittoria clamorosa. Con il compagno di squadra Nicolas Prost finito in settima posizione, è stata una particolarmente buona giornata per Adams Renault, che divenne la prima squadra campione della Formula E. Al contrario, è stata una giornata di test per Piquet e il suo team Next Step TCR. Dalla quinta posizione in griglia ha avuto il suo bel da fare per farsi strada sulla pista stretta e fortemente sconnessa del Battersea Park. Ma è arrivato rapidamente dietro Lucas Di Grassi ed era una buona corsa per il terzo posto. Mentre andavano fianco a fianco, le vetture si sono toccate sul rettilineo e Piquet è stato costretto a riaccodarsi nella chicane ed ha quasi colpito il muro. Con la sua uscita pesantemente compromessa, Jean-Éric Vergne ha sfruttato al meglio l'attimo per rubare il quarto posto. Dopo il pit stop per il cambio auto, Piquet era ancora una volta sulla coda di Di Grassi. Questa volta ha usato il suo fan boost per arrivare in entrata di curva quasi alla pari dall'Audi Sport Abt, ma Di Grassi si è difeso bene e nel finale ha aumentato il suo ritmo per aumentare il distacco. Infatti Di Grassi è stato più veloce nella seconda metà gara e ha ottenuto il premio Visa Fastest Lap, che combinato con il quarto posto vuol dire che è ora a soli 13 punti di distacco in campionato. Nonostante una buona corsa nel secondo posto, le sottili speranze di titoli di Jerome D'Ambrosio sono finite, ma il pilota Dragon Racing era comunque molto soddisfatto con un altro podio. Dopo aver superato Piquet, Vergne ha sorpassato Di Grassi con tutte e quattro le ruote bloccate, inventando una grande mossa nel sorpasso per il terzo posto. Nella seconda parte della gara, il suo ritmo è stato limitato da un problema di potenza, ma è stato comunque contento di essere arrivato terzo. Come D'Ambrosio, Prost e Sam Bird hanno visto svanire le loro speranze di titolo al Battersea. Dopo una qualifica tormentata, Bird è stato veloce in gara, ma un pit stop lento gli è costato un posto tra i primi 5. Ancora ha superato Prost e Loïc Duval, che soffriva di una mancanza di velocità di punta nelle fasi finali per andare a prendere il sesto posto. Duval è finito ottavo per la Dragon Racing, mentre Olivier Tourville è stato il migliore dei 5 esordienti, tornando a casa non. Avrebbe dovuto essere molto meglio, ma un lungo pit stop gli è costato almeno 2 punti.
L'ultimo punto è andato a Stéphane Sarrazin. Il pilota Venturi era stato veloce durante tutto il giorno, ma un errore in qualifica gli è costato caro. Con le penalità inflitte a Bruno Senna, Mahindra e Salvador Duran, Amblin Aguri, per oltrepassare la velocità massima delle pit lane, è stato promosso in zona punti. And exactly. I mean, be able to do that again tomorrow? Is that possible? Can you get a good night's sleep tonight? Yeah, I think I can. Yeah, it's going to be tough. You know, Jeff so showed some strong pace, so it's going to be obviously difficult to beat him. But you know, we take race and session after session, and then we'll see where we end up.